ci siamo avvicinati, abbiamo visto appunto la persona che è deceduta, era già di un colore già pallido. Poi c'era l'altro ragazzo, un ragazzo giovane con la fidanzata di fianco, che praticamente urlava perché aveva il palo sulla gamba, e per quanto ci siamo capiti era molto spaventata e cercava il cellulare del fidanzato perché avevano dei parenti e voleva rintracciarli affinché gli potesse dire dell'accaduto. Lavoro qua in un bar della zona dove è accaduto l'incidente. Praticamente abbiamo sentito l'urto, abbiamo sentito gridare, ci siamo avvicinati, abbiamo visto appunto la persona che è deceduta, era già di un colore già pallido. Poi c'era l'altro ragazzo, un ragazzo giovane con la fidanzata di fianco, che praticamente urlava perché aveva il palo sulla gamba. L'altra persona che poi è deceduta era senza un arto. Noi non l'abbiamo visto, ma sicuramente loro erano fermi al semaforo che aspettavano che scattasse il verde per poter passare sulle strisce pedonali. La persona è rimasta schiacciata? Era schiacciata da questa palina semaforica, praticamente il furgoncino era sopra, è stata buttata giù dal furgoncino. Questa è la persona che era vivo, quell'altro invece era leggermente spostato da quest'altra persona. Esamine a terra. Sì, poi è intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco, sono arrivate due macchine per rianimare la persona, che poi purtroppo non ce l'ha fatta. Riguardo invece al conducente del furgone, lui è rimasto lì, cosa ha fatto? No, ha prestato soccorso sicuramente anche lui, e poi sono arrivati i vigili, l'hanno chiamato per, diciamo, per chiedergli dell'accaduto, e poi è andato via con l'ambulanza. Era una persona tra i 50 e i 60 anni. Alle 4:30 che è successo, quindi era abbastanza caldo e l'abbiamo portata dentro il nostro locale per rinfrescarsi e dargli un attimino di sollievo, ecco. Lei l'unica cosa che ha fatto, perché erano, penso, tedeschi, parlava inglese e per quanto ci siamo capiti era molto spaventata e cercava il cellulare del fidanzato perché avevano dei parenti, penso, sul lago di Como, che abitano lì, e voleva rintracciarli affinché gli potesse dire dell'accaduto. L'ho riportata lì sul posto, avevano già tirato via le due persone coinvolte e lei è stata messa sull'ambulanza, e da lì poi il nostro aiuto è finito lì.